Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con una nuova serie, perché oggi finalmente esce Uncharted The Lost Legacy, o L'eredità perduta, tradotto in italiano. Un tra virgolette DLC, perché più che DLC è un vero e proprio, se vogliamo, spin-off, perché è un contenuto molto corposo, venduto anche standalone, quindi senza la necessità di avere il capitolo tra virgolette principale. E oggi iniziamo la storia insieme. Come sempre sarà una avventura completa, quindi naturalmente andremo a vedere tutta quella che è la storia di Chloe e Nadine, le protagoniste di questo capitolo. Lo chiamerò capitolo, e quindi vabbè, ci saranno spoiler e quant'altro, comunque vedremo tutta la storia. E partiamo subito al volo con una nuova partita. Andiamo con medio, questi lasciamo così disattivati. Ho attivato i sottotitoli, la luminosità dovrebbe essere a posto, e quindi siamo pronti per partire con questa nuova avventura. Yes, nuovi dati, che come detto è abbastanza corposa, quindi effettivamente chiamarlo DLC è anche un po' riduttivo, perché dovrebbe essere durare anche un bel po' di orette, ma comunque lo vedremo, lo vedremo. Ok, eccoci. Sì, avrò tagliato lì il caricamento perché il gioco l'ho appena avviato, quindi evidentemente stava ancora finendo l'installazione. Comunque, diciamo, fatemi sapere anche la vostra, se lo acquisterete. Premetto che lo sto giocando su una PlayStation 4 normale, non una PlayStation 4 Pro, quindi visto che adesso ci sono queste due versioni, è la versione base la mia, quindi nella Slim, nella Pro, la prima uscita. Intanto già incontriamo Chloe al mercato. Quella ti sta benissimo, ti mette in risalto gli occhi. Tu dici? Se ne compri due, paghi la metà. Wow. Ancora tu? È tuo il negozio? No, è di mio papà. Ah. Quant'è? 800 rupie, grazie. 800 rupie? Ok, ok, per te 5,50. Incredibile. Allora, tuo padre ti lascia spesso da sola? No, è andato a combattere i ribelli. L'ha obbligato l'esercito indiano, eh? No, è partito volontario. Davvero? Beh, se fosse stato per me, non t'avrei lasciato qui da sola. Ok. Queste sono 300 e... Nuova offerta. 400 rupie più Ganesh. Te lo sconsiglio. È rotto, vedi? Non conosci la storia. Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre. Sì, per difendere l'onore del padre, Shiva, e restò con la zanna mozzata per la lotta. Interessante. Comunque, non è in vendita. Giusto in tempo. Ok, senti, 600 rupie. Tieni il resto. Ehi, aspetta! Ehi, ti serve una guida. Eh? E quanto mi costerà? Ah, ok, adesso partiamo con il controllare Chloe. Scusate. Ci ritroviamo sempre in questi mercati orientali pieni, ricchi di attività, di colori, di gente. E possiamo fare una foto? Devo salire su quel camion prima che parta. Allora, il tuo Ganesh, quanto vuoi? Davvero? Non è in vendita. Che fa, si insinua? Che è peggio di Paolini, mi scusi. Ok. Qui possiamo guardare il telefono. Ecco. Vabbè, si è insinuata. Allora, aspetta, ce la siamo persa. Eccola qua.
Beh, mi dovevi fare da guida. Dov'è che dobbiamo andare? Mi scusi, bimba. Vado di là? Ma di là non si può. Ma che fa? Sta a fare i tranelli. Mi scusi. Scusate. Scusate. Mi scusi. Che c'è? Senza offesa, non vai male con i borseggi. Ma rivoglio il mio Ganesh. Grazie. Va bene. A giovane. Complimenti per l'impegno. Cos'è? Questa ci scippa pure le mutande. Dai, eh. Tra l'altro, vabbè, esaminiamolo da vicino, già che ci siamo. Statuetta di Ganesh. C'è qualche cosa di particolare? Sembra di no. Ok. Comunque, tecnicamente già abbiamo visto, come sempre, il doppiaggio, i volti sono sempre ad alto livello. Io non vedevo l'ora di giocarmi questo titolo, che dico titolo più che DLC, come detto. Sarebbe aspetta, ci siamo ritrovati nel vicoletto. Mi scusi. Approfittiamo per qualche nuova. Scusa, occhio che questa appena ti passa di lato ti ciulla qualcosa. Nessuno può attraversare il ponte, è troppo pericoloso. Senti, piccola, ci siamo divertite, ma adesso devi andartene. Ho un letto in più in negozio. 300 rupie. È il prezzo migliore di tutta l'India. Ok, no grazie. Devo salire sul camion. Pessima idea. I ribelli sono gente cattiva. Ascolta, devo aiutare un amico, ok? Senti qua, quando torno ti offro una pizza, ok? Ok. Bene. Merda! Diavolo! Signore, aspetta. Signore! Oddio! Ho perso il mio papà, stavamo mangiando il gelato, non lo trovo più! Non posso tornare a casa senza di lui! Beh dai, c'è... Zitti, c'è cosa. Era proprio lì, in piedi! Stavo parlando con lui, mi sono distratta una volta ed è sparito! Comunque ragazzi, per quanto riguarda questa serie, tenete d'occhio il canale, farò la playlist e quant'altro, perché magari, visto che in questo periodo è uscito ad esempio anche Formula 1, quindi sono parecchi titoloni che a me interessano tanto, le uscite potrebbero essere ad orari un po' diversi da quelli classici di pubblicazione dei video, che di solito, come sapete, magari sono 14 e le 18. Già questo dovrebbe essere uscito in mattinata, ora non so perché ora, se riesco appena possibile. Poveri Cristi. Quindi tenete sempre d'occhio le playlist, io poi vi metto le annotazioni a fine video per il video successivo, okay. Però porta rossa è questa. Tenete d'occhio. Meglio di niente. La ribellione, capitolo 1. Andiamo. Poi non so se riuscirò. Una zona di guerra attiva. Niente di sì. Speciale. No, eh. Non so se... Ve li dividerò in capitoli per la durata dei video. Non lo so, non vorrei farli neanche troppo lunghi. Però vediamo. Non lo so. Vedremo come sempre strada facendo in base alla durata dei capitoli. Magari se qualcuno dura un po' meno, qualcuno un po' di più. Ci regoleremo, mi regolerò. Un'occhiatina anche qui sopra. Si sa mai. Vabbè, ci saranno anche tanti collezionabili. Ora non è che dobbiamo carli tutti, perché presumo che qui c'è da perdersi. Quindi posso anche correre? Ma al momento credo di no. Non mi ha dato nessuna indicazione al riguardo. Quindi proseguiamo per questa zona. C'è gente qui. Perché sono ancora qui? Via finché siete in tempo. Via, andiamo. Aia. È qui dentro. Che state facendo? Andiamo fuori, forza. E onestamente non so se sia il caso uscire allo scoperto. Anche perché... Beh, gli effetti di luce già sono fighi. Come detto, mi spiace. Ci proviamo nel caso ci beccano. Subito! Non ho fatto niente! Maledette spie! Forse non ci dicono niente. Silenzio!
Sta mentendo. No. Sul furgone. Posso andare per conto mio qui? Avete sbagliato. Ve lo giuro. Sul furgone, ho detto. Ora, cammino. Noi dobbiamo trovare, ecco. Spara. Signor sì. Ok, il posto di blocco evidentemente da come l'ho accennato non ci dobbiamo avvicinare. E diciamo, mi spiace avere una PS4 Pro dove sicuramente sarà una qualità superiore. Però dai, ce lo godiamo ugualmente. Ok, la porta rossa a quanto pare non è qui. E qui dubito di poter passare. Mi sa che non ho scelta. Ah no, dobbiamo passare per forza qua? Adesso non ho scelta. Si può? Ehi, aspetta. Quanta fretta. Chi mi dice che non vendi merce di contrabbando? Braccia su. Ehi. Scusi, è questa è una scusa per palpare. Ehi. Dove abiti? Ehi, sei sorda? Rispondigli! E dai un indirizzo alla domanda. Dove abiti? Scusa. No, adesso non posso. E invece puoi. Sì, signore. Ti aspetto dentro. Ricevuto. Ok, ci ha salvato sta chiamata. Tu, con me. La mitragliatrice. Signore, riguardo a lei? Lasciala passare. L'hai sentito. Su, muoviti. Ok. Molto gentili. Per loro fortuna ho altro da fare. Sì, diciamo che anche per nostra fortuna loro hanno altro da fare. Vediamola un po' 50 e 50, dai. Do sempre un'occhiatina a questi vicoletti. Magari se incappiamo in qualche collezione. Eccola là la porta. In qualche collezionabile lo recuperiamo. Certo, non è che vado per fare completismo al 100%. Però così se. Se lo becchiamo qui mi faccio un giretto. C'è abbastanza da esplorare comunque. La zona è piuttosto grandicella. Però avevamo notato la porta rossa da quel lato. Non di qua. E aspetta, ho capito, non di qua. Però voglio vedere. Ok, eccola lì. Magari porta ci rossa. Dice qualcosa. Trovata. Perfetto. Va bene. Dobbiamo comunque proseguire da questo lato, però non avevo segnato il con L3 quello che ci diceva. È sempre bello vedere queste zone ricche, comunque molto ricche di, non direi di vita, ma proprio di oggetti. Ti dà quel senso di realtà, di realizzazione tecnica ottima, un po' come in Yakuza che stiamo vedendo in live su Twitch, dove i vicoletti di Kamurocho sono riprodotti in modo eccellente con tutti questi oggetti, in questo caso spazzatura. Bene, uguale. Guadagno non mi interessa. Aspetta, là. Iniziamo a spezzare qualche coscia. Dai, sì, aia. Ah, però pure questo era abbastanza massiccio, ma un attimo è stato. Posso andare? Aspetta, va nel dubbio. Ok. Fine della storia. Probabilmente dobbiamo andare lì. Qui non c'è niente, ok, da recuperare. Passiamo da quest'altro lato. Su, non andiamo. Non dovremmo stare in strada. Tra un'ora finiamo il. Vai, vai, vai. Devo dormire. Vuoi dormire nel carro? Attenzione a quello, aspetta, no, ruota lentamente. Questo era l'ultimo. Quasi. Ce ne sono. Segui un la vibrazione che al momento ancora non ho sentito. Ecco, adesso mantieni per scassinare. Vedo poi loro. Proseguiamo. Sono stanco di loro. No, già dice tra una settimana. Ok, un'altra settimana in questo buco. Ah, esce anche una sallo piccola freccina.
Pink Lotus. Che significa? C'è qualcuno a quanto pare. Non se l'aspettava. Secondo me dobbiamo. Vedo l'ora di entrare in qui. Questo posto è una fogna. In realtà no, potevamo passare bellamente. No, non è fatto bene passare qui. Questa è chiusa. Quindi continuiamo a salire. Il messaggio ci diceva sul tetto, quindi. Questi lavoretti mi hanno stancato. Quando attaccheresti, aia. Azar dice che ha bisogno di altro tempo. Il governo non ci prende sul serio. Presto cambierà. Dobbiamo stare ben attenti. No, qua riscendiamo. Non ti muovere! Merda! Pesta, pesta! Aia, aia! Eravamo... Dovevo togliermelo dalle balle prima, quello lì. Scusi, aia, le balle. Qualcun altro? No? Sono stato un po' troppo avventato nell'andare dall'altro lato. Qui si sale, però, come detto, un'occhiatina generale in zona, tanto per guardare anche gli ambienti di gioco, visto che hanno ripulito questo posto. È molto, ma molto faiga la zona. E ma qua mi sa che ci perdiamo male. Occhiatina, ok. Ah, è un vicolo. Devo salire sul tetto. Sì, sì, lo sapevamo. Lo sapevamo, però la curiosità ci porta un pochino a spippolare in giro. Si può? Aia. Però guardate che. L'esercito indiano fa sul serio. Che spettacolo. Cioè, non il fatto del bombardamento, cioè la tecnica utilizzata alla realizzazione. Allora, presumo che dobbiamo andare da quest'altro lato. Ancora non possiamo correre, quindi non so se magari con la X, no, assolutamente. Il Pink Lotus, lo immaginavo diverso. Scendo così, abusivo. Aia. Ma scusi. Aia. Il magazzino e l'altro. Sei nel posto sbagliato, donna. Ma che diavolo! Aia. Scusa, ma quello ha dato un pugno a quest'altro o è stata un'impressione mia? No! Aia! Agite! Oppela! Ah! Sei in ritardo, Fraser! Bello rivederti! Sì, però forse è meglio che sediamo. Io seguo te, eh? No? Pestiamo questi? Aspetta, vado sull'uomo singolo. Aia! Accidenti fai. Dovresti essere professionale. Oh, più professionale di così. Vivrai più a lungo. Rilassati. Sono settimane che inseguo Azav. Quell'uomo è del tutto imprevedibile. È solo un guerrafondaio senza una guerra. No, tu non lo conosci come me. Cambia posizione e comportamenti ogni ora. Per noi sarebbe folle correre rischi inutili. Noi? Mettiamo in chiaro una cosa, allora. Qui comando io. Se vuoi la tua parte, noi seguiremo le mie regole. Cosa hai deciso?
quello con la barba. Così mi piaci. Carino. Siamo gli psicopatici. Nessuno è perfetto. E il campo base? Ultimo piano, il balcone. Va bene. Su, andiamo. Avevo studiato un percorso. Infiltrazione, allora. Ci stanno cercando. Momento, ragazzi. Abbiamo finito il primo capitolo, quindi a questo punto, anche tempisticamente, ci siamo. Direi di salutarci qui con questo primissimo episodio di Uncharted The Lost Legacy. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che mi seguirete lungo l'arco di questa avventura. Come dicevo, seguite il canale, la playlist per rimanere aggiornati, come detto, visto che i video potrebbero arrivare in orari magari un po' diversi dalla solita programmazione. E naturalmente seguitemi anche sulla pagina Facebook, su Twitch per live, secondo canale, Instagram, eccetera eccetera, trovate tutto in descrizione. Noi ci vediamo allora a breve, forse già in giornata, sì, penso che andremo a bomba con Uncharted The Lost Legacy, il secondo capitolo, Infiltration, e niente, fatemi sapere la vostra, come detto. Mi raccomando, lasciate anche un like e condividete. Un saluto a tutti da quel tale Ale.